Stiamo parlando con Maria Chiara Pacuola del Politecnico della Calzatura della Riviera del Brenta. Perfetto. Qual è il valore della persona nel processo formativo moderno? Soprattutto per quanto riguarda il distretto della calzatura, la persona, ossia l'artigiano e comunque l'artigiano e il lavoratore dentro l'organizzazione sono veramente il cuore della risorse e delle risorse che permettono poi di poter raggiungere obiettivi ambiziosi come quello di produrre scarpe con una dimensione artigianale ma in una quantità industriale, così come chiedono adesso le GRIF che hanno messo l'occhio, come dire, sulla qualità del bene di lusso del settore moda nella calzatura. La persona da tantissimi punti di vista, perché sia l'artigiano, i saperi dell'artigiano che possiede nelle mani e nella sua perizia, negli occhi, nel colpo d'occhio, la capacità di riuscire a identificare i problemi, a trovare soluzioni innovative in tempo reale per produrre e portare a termine il suo lavoro. Ma soprattutto poi anche tutto il processo formativo dei giovani che si inseriscono nel contesto organizzativo. E quindi il Politecnico della Calzatura ha un ruolo centrale di responsabilità sociale dal punto di vista della formazione dei giovani nell'accorciare i tempi di inserimento all'interno delle aziende, facendo in modo che la formazione sia una formazione reale basata su situazioni di lavoro, ma ha un ruolo sociale anche di responsabilità sociale anche perché favorisce il veicolo, come in questo caso nel progetto Oltre l'Aula, di metodologie innovative che sono capaci di intervenire in maniera efficace nello sviluppo delle competenze sul posto di lavoro, quindi permettendo il trasferimento dei saperi taciti incorporati nelle mani e negli occhi dei senior e di poterli trasferire in brevissimo tempo nella formazione di microlinee, allineamento di persone all'interno delle microlinee di montaggio o all'interno di processi più complessi nella produzione della calzatura. Ci sono dei riferimenti che vuoi fare alla olivettianità del progetto? Sì, beh, quello della responsabilità sociale e quindi della visione di distretto come comunità di appartenenza dove non ci sono solo le aziende ma le relazioni tra le aziende, i lavoratori nella loro capacità anche di muoversi e di trasferire il loro sapere all'interno del distretto e poi anche, come dire, una visione lungimirante del Politecnico in questo caso e dell'Università nel poter collaborare efficacemente mettendo insieme ricerca e intervento e quindi la sinergia in questo caso del Politecnico dell'Università di Macerata dove io come ricercatrice opero all'interno delle organizzazioni del territorio. Perfetto, ti ringrazio molto. Grazie.